Buonasera ragazzi, bentornati. Eccoci qua con il nostro appuntamento serale, in questo caso del sabato, con Senseiya. Sono alle prese con l'Advanced Treasure del Pop e adesso inizieremo subito a fare un po' di Galactic. Oggi sono un po' di fretta, però la voglia di giocare c'è. Ciao Lori! E nell'attesa, cappuccino. Allora, vediamo i premi. Vabbè, non si schifa. Buttiamo in shrine la stamina ed iniziamo. Francamente sarebbe stato bello avere il tempo per fare Legendary già sta settimana per le reward, però non si può aver tutto della vita. Questa sera sarà anche particolarmente tosta perché ci saranno i gemilisti super mega eccitati, quindi sarà un po' un casino. Vediamo cosa riusciamo a fare. Non conosco questa Miss Fortune. Boh, ne abbiamo solo uno. Scelta interessante, aggiungerei. Gioca i Freeze. Vabbè, allora noi banniamo Pandora intanto. E lui ci banna Thanatos, perfetto. E allora facciamo la stessa cosa che fa lui, però portando. Dimmi che ho i cosmi. Ho i cosmi, bene. Una, due, tre. Siamo ciucciatissimi con le energy. Vabbè. Il cigno. Ci porta il cigno. Sarà abbastanza interessante come cosa. Però almeno abbiamo la velocità dalla nostra. Quindi mettiamo una stack su di lui. E due stack su di lui. Il segreto è che io non ho mai voluto skillare con lui. Ok,
Orfeo è l'unico che puoi congelare se vuoi limitare dei danni, però c'è lo status res. Il resto, francamente, è insignificante per me. Bene, dicono che adesso dovrei tirare una sparacchiata galattica. Mamma mia! Come si dice a Raya Vacciuolo, come ama dire Linky Maru. Questa l'avevo prevista. Mi immaginavo un Freeze, ma Orfeo in questa lineup più che per il danno mi serviva per bloccargli le cure e mettergli pressione. Bene, 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 bene. Avanti un altro. Ok, questa non sarà più facile. Ok, quindi ci sarà un controllo, poco ma sicuro. Il controllo ci sarà. La domanda è quanto è veloce il mio Lune? Domanda è, Araya potrebbe bastare o no? Ok, questa la devo gestire bene. Energy, quante me ne serviranno? Una sicura. Due per iniziare a illuminare gente a random. Ok. Quell'Atena è veloce, ma non abbastanza. Ok. Lui a T1 in teoria non farà danno. Io sì, invece ne voglio fare a T1 danno. Ok, no, perfetto, non volevo assolutamente. Questo è un azzardo perché il Doom è una scelta molto aggressiva. Con un po' di fortuna, potrei
quell'alone potrebbe non trasformarsi. È tanto rischioso quello che sto facendo, però ci vogliamo provare. Tu devi mettere uno scudo. Perfetto, perfetto. Ok. Adesso agisci. Irrilevante. Io continuo a volere. Io continuo a volere. Quel Sirio trasformato è qualcosa che continuo a preferire non vedere. Ok, adesso lui scambierà la vita, vedrà di linkarmi, però in teoria non dovrei correre troppi rischi. Anche questo è un fastidio, però tutto sommato la cosa non dovrebbe essere un grossissimo problema. La vita di Elon si refullerà per i fatti suoi. Qua però devo skillare. Qua devo skillare. Ora, uccidere questo coso sarebbe una gran bella cosa. Quindi facciamolo. Mettiamo a dormire lei. Status res, come siamo messi? Un 40 più 3% e 31, benissimo. No, è immune, bastardo. Credevo che il Freeze non fosse immune. Che scemo. Qua ho fatto una gran minchiata. Ok.
devo provare a ucciderlo. Sì, no, non posso proprio permettermi che quel coso si metta. Non posso proprio permettermi che qualcosa si metta a fare muri e cose varie. Ok, Athena Exclamation. Vuole velocizzarsi a tutti i costi. Spara su Alone, perfetto. Io Athena la voglio viva. So che è inutile, però... No! È andata. Sì. Sì. Vishnu eri incastrato. Non c'era molto da dire. Bene, bravo, bravo io. Sono felice da un certo punto di vista di vedere la chat vuota, vuol dire che al sabato sera avete qualcosa di meglio da fare che guardare me. Bravi, bravi. Ma infatti oggi avevo parecchi impegni. Non ero nemmeno certo di riuscire a fare la live. Grazie Lori che per 5 mesi si riscrive. Bravissimo, bravissimo. Vishnu comunque non era piccolo, eh. Già trovato qualche volta in Galactic. Quanta gente posso bannare io? 2. Provo a tenermi Orfeo stavolta. Lui ci banna Lune. Attenzione, attenzione. Ci ha bannato Lune. Ok. Quindi. Proviamo. Tu non hai Orfeo. E questo è un bel malus per te. Allora, pensiamo bene. Pensiamo bene.
In questo modo Alon non dovrebbe trasformarsi, dovrebbe essere pressoché impossibile una trasformazione T1. Noi non abbiamo le energy per suonare con Orfeo, poco male. Poco male. Vediamo un po' come se la gira. Doppio turno a Kano. Interessante. Interessante. Questa è un'azione molto aggressiva. Ovviamente lo curerà anche. Io quel Kano non lo vedrò più, letteralmente. Devo stare molto attento. In teoria, però, la mia June è più veloce, se non ricordo male. E questo dovrebbe fare la differenza. Assolutamente perfetto. Però anche sto turno non ho le energy per Araya, mannaggia. Questo è abbastanza un problema. Va bene, va bene. Possiamo farcela. Ok. Ora lui si trasformerà sicuramente fra tutte le sue porcate del caso. Noi però non vogliamo più i doppi turni. Talmente bene che si è addirittura congelato. Bene. Toro spreca contrattacchi. Canon è storia. Ahimè, moriranno tutti troppo presto e non avrò cure. Questo è male. Questo è decisamente male. Perché no cure, no party. Bene, 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 almeno sei morto. Vai Alon, fai quello che devi fare, attacca una volta, scambia vite, fai quello che devi. Noi al prossimo turno congeleremo lui e poi proveremo. Anche se congelare Alon e incapretarlo definitivamente non è una pessima idea. Penso farò quello, sì. Sì. Alon andrà congelato. Bella botta, questa è stata una bella botta. Ora, io credo di poter tranquillamente rischiare e mettere a dormire il toro.
Se il congelamento su Alone va a buon fine, boh, perfetto. Dovremmo esserci. Tutto sta a resistere. Ancora. Uno. Fine. Non c'erano neanche debuff. Bah, che tristezza. Spara su Araya, dai. Sfortunatamente, per come è imbastita la partita ormai, non credo basterà nemmeno uccidere Araya. Eh sì, fine. BLK Godzilla. Buona. Buona, buona, buona. Molto bene, stiamo andando veramente, veramente sparati. Ottimo. Ora, mi piacerebbe vedere un replay, però dubito fortemente di avere ancora. Ho ancora il replay di Jave. Benissimo, voglio vederlo perché voglio rubargli sta... Ce lo riguardiamo un secondo, ragazzi. Perché voglio rubargli sta lineup che quando ci ho giocato contro ho avuto questa sensazione di inesorabile. Cioè fin da subito ho capito che non potevo vincere. Ciao Efesto. E sì, non stavo portando una lineup poco meta io. Ok. Difende Araya. Lo illumina. Scuda. Cosa hai combinato, Efesto? Raccontami, raccontami. Mentre cerco di capire sta lineup qua. Perché non ho strappato l'anima ad Araya, ad esempio? Non ho strappato l'anima ad Araya perché il mio toro era morto. Ok. Questo spiega. Infatti mi stavo chiedendo perché non ho strappato l'anima a quella Araya. Subito, così. E adesso il game è già imbastito molto male per me. Mioshin addirittura spara su Thanatos per cercare di limitare un pochino il danno. Lui trasforma lune, si becca un po' di schiaffi e spara. Il mio Thanatos scoppia. Devasto mezza gente, ma resta quel coso là. E quel coso là adesso mi fa del male. Boom. Sì. Sì, bella line. Madonna, Efesto, ne hai dato. Però guarda, tu sei molto indietro. Nel tuo caso non è un peccato così grave. E adesso ti dirò di più. Ormai sei a livello 77, valuta la possibilità di finirlo. Andiamo a vederlo adesso assieme. Dove sei e che cosa prenderesti e se conviene o no. Ok, devo un attimo che mi faccio sta lineup qua perché gliela voglio rubare. Jave è un giocatore molto estroso. Lui porta sempre lineup particolari. Questa era bella. Questa era bella. Devo dargli atto. Lo so, ma così bisogna fare. Questa è la lineup di Mirko. Aspetto a dire che non lo posso usare. Questa qua è il classicone.
Questa qua è il classicone in caso di ban. Perfetto, togliamo la 4. E allora mettiamo Thanatos c'è. Adesso vediamo tutto, ragazzuoli. Araya. Dici Shun. E Lune. Sull'una cosa non va bene. Questo DC Shun è troppo lento. Per giocarla così non può funzionare. Non so se ricordate che quel DC Shun era velocissimo. Qua i cosmi vanno cambiati. Ok. DC Shun va sistemato. Araya Vacciuolo. Dobbiamo mettergli qualcosa di più sensato. Dei cosmi con un minimo di serietà. Qua vabbè, il centrale si può stare, però abbiamo anche cose migliori. Ok. Vedete, nonostante i cosmi di merda, ha fatto anche un bel risultato. Ah, vabbè, la salviamo. Dopo qua ci lavoro un secondo. Per quanto riguarda il Saint Medal, signore Festo, lei è arrivato a livello 77. E ha già preso un bel po' di bella roba. Ok, vari frammenti. 55, vediamo un attimo. Ho preso anche dei murmure, che non schifano. Due di questi. 66, giusto per farmi un'idea, eh. Altri due murmure. Ecco qua, 77. Ci sono casse di Pandora e Evil Saga. Benissimo. A crescere ancora avresti casse di Golden Yoga, del Pop, se non ce l'hai. Poi ci sono due. Mamma mia, Festo. Cioè, esatto, a livello 86 e 77 devi obbligatoriamente fare l'80. Cosa sono 2, 3 livelli? 7, 14, 21, 210 coupon e ti fai due libri blu. Ma non esiste, cioè. Devi arrivare fino a qua, obbligatoriamente. Poi abbiamo ancora Murmur, ancora frammenti di Skill Tom. Ok, altra cassa di Golden Yoga, altra cassa del Pop, altra cassa di Evil Saga, altra cassa di Pandora. La domanda è: come repair? Questi quattro, come sei messo? Come sei messo con i repair di Golden Yoga, Pop, Saga e Pandora? Queste sono delle domande importantissime. Che della Legacy Brilliance, ancora frammenti di Skill Tom, qua ne viene fuori tranquillamente un altro abbondante, forse anche due. I cosi delle skin mi fanno. Io sarei tentato di farlo anche solo per questi. No, non voglio sapere quanti ne dà. Reborn, molto buono. Ciao Lollomacchio. Come il bug del server? No. Cioè, c'era un problema del login con Facebook, ok? Però adesso dovrebbe essere risolto. Tu dovresti di nuovo poter fare il login con Facebook, in teoria. Che io sappia, dovrebbe essere risolto. Ancora errore di rete. Allora, bisognerebbe andare su una pagina che era stata linkata, dove ti permette di creare un account GT Arcade. Se tu, Lollo, avevi l'account GT Arcade già linkato al tuo account. Ok, allora esiste una pagina che dovrebbe essere accessibile direttamente dalla GT Arcade. Adesso fammi vedere se riesco a trovarla. Allora.
Fammi vedere se riesco a trovarlo e vedo di darti informazioni. Vedo se riesco a linkartelo. Login. Ok, allora in teoria da questa pagina qua, ok, se tu vai su login e crei un account, innanzitutto vabbè, si potrebbe anche provare a fare il login direttamente da Facebook, ma tu crea un account normalmente, fai sign up e poi dentro a quell'account fai praticamente linki l'account che creerai al tuo di Facebook. In quel momento dopo dovresti poterlo recuperare. Vale, che c'è stato un problema con il login di Facebook sul gioco, stanno un po' litigando. Ma no, in teoria Lollo non dovrebbe cambiare niente. Se tu vai nel sito da cellulare, comunque crei un nuovo account GT Arcade e poi lì cerchi di log di sulle sul dentro quando sei dentro al tuo profilo, dovresti poter linkare, collegarlo ad un account di Facebook. Nel momento in cui tu lo fai, dovresti poter di nuovo accedere al tuo account vecchio. Comunque sì, è festo. Qua di roba ce n'è parecchia. Qua c'è anche un pezzo del repair di Ade, che non è male se non ce l'hai. Comunque sicuramente fallo fino a livello 80. Proprio fino a livello 80 non si discute. Più che altro io vorrei capire quante gemme. Torniamo indietro, 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 indietro. Io sono proprio lontanissimo. Voglio capire quanti cosi per le skin mi danno. Se io faccio. No, è che si può vedere. Che cosa prenderei? Perché non è che ho voglia proprio di spendere coupon per niente, no, non si può vedere. Allora devo guardarmele a mano. A me interessano le skin Activation Stone. E sarebbe anche da capire quanti skill tom vengono fuori qua, perché qua frammenti ce ne sono un botto. Allora, proviamo a contare anche i frammenti, giusto per capire l'investimento a cosa corrisponde. Perché qua di coupon ne vanno via tanti. Allora, sono 2, 4, 8, 12, 16, 20. 24, qua skin activation ancora non ne vedo. 28, i murmur che a me servono praticamente come sabbia nel deserto. 32, 36, e qua iniziano. Siamo a 38, 40, 44. 44 e 2 libri. 46, 48. Skin Activation Stone ancora non abbiamo viste. 54. 60. 66. 66. Iniziano adesso. Confermate, prima non ne ho viste. 66 e 4. 66 e 8, 72 e 8, 76 e 8, 80 e 8, 84 e 8, 92 e 8, 92 e 12, 92 e 16, 100 e 16, 108 e 16. E con questo qua andiamo a 116 e 16. Ok.
116 sono praticamente 4 più altri 2, 6. 6 skill tome, non è male. Non è male, io però non ho una ceppa di punti. E questo coso scade tra una settimana. Ok, i punti li abbiamo fatti tutti. Ok, quindi a me cosa costerebbe per dire maxare sto coso? Devo fare, facciamo finta che li faccia tutti. Ne vale la pena fare gli ultimi livelli, perché bisogna capire esattamente che cosa dà. Chiavi di merda. Anche queste non sono male per me. Vabbè, facciamo finta che lo facciamo tutto. By level. Vabbè, sono 72 livelli. 72 a 3 livelli per ogni livello. È molto semplice. Tantissimi, tantissimi, perché sono 120 livelli. Io ne devo fare quindi 98. 98 per 72, a volerlo maxare oggi, per me sarebbe una spesa di 7.056 coupon, decisamente fuori budget. Decisamente fuori budget. Però sì, sicuramente è una shoppata estremamente all around. Ok, allora dai, vediamo di farci un altro giro in Galactic. Proverei volentieri quella lineup là che ho visto. Vi stavo dicendo di Jave. Vediamo se ci riesco. Allora, innanzitutto dobbiamo mettere mani ai cosmi di DC Shun perché ci serve più veloce. Quindi assign save. Non si può, ne ho troppi. Andiamo a cancellare qualcuno di inutile, tipo quello di Milo. Dici chi, figuriamoci se lo uso ancora. Che è sta roba qua? Ma dovrei tranquillamente cancellarli tutti perché tanto chissà di quando sono sti cosi. Va bene, allora save e questo qua lo chiamiamo DC Shun Tank. Dici tank. Allora, la skin di Atena mi piace da morire, infatti l'ho equipaggiata, ma soprattutto l'ho avuta gratis, che è una cosa fantastica per me. Una cosa che per me non esiste, avere le skin gratis. Ok, abbiamo salvato questi cosmi, ora vediamo di eliminare qualche cosmo di cacca. Per fare spazio al fatto che li toglierò tutti, sicuramente avrò la cosa intasata. E andiamo a cosmare un DC Shun rapido. Allora, io dubito che un DC Shun così rapido fosse un DC Shun con le mele. Non ho guardato i cosmi di Jave, ma do per scontato che non riusciremo ad essere così rapidi. Ma voglio provare lo stesso. Allora, andiamo su White Mist, andiamo Speed perché solo. Ed esclusivamente speed voglio considerare per lui. Ok, già avere due doppie a disposizione è tanta roba. Questo ha dei belli HP. Vediamo se c'è altro con degli HP decenti, ma non credo. Tutta roba piuttosto schifida. Anche questo non è male perché ha un bel po' di difese. Questo vabbè, dai, anche lo status rest, dai, via. Poi gialli, gialli obbligatoriamente. Temo che dovremmo andare di cross. Però qua mi casca un po' il palco. Perché mi sa che ho finito le doppie speed. E allora ce ne fottiamo beatamente e andiamo di Spirit Print, perché tanto lui lo difenderemo con i denti, se serve. Allora, doppia speed, dubito fortemente che ne avanzino così ad cazzum. Fantastico.
Non ho nemmeno doppia speed. Questo è un bel problema. Non ho nemmeno doppia speed qui, quindi forse è meglio andare di cross. Perché almeno una doppia speed ce l'avevo. Siamo veramente presi male. Ciao Andreasta! Allora, intanto mettiamo la doppia speed e poi cerchiamo speed e vita. Magari se c'è qualcosa di già refinato, tanto meglio, tipo questo. Tipo questo. Tanto deve solo campare sto coso, non deve fare altro. Anche questo è bello. Ok, temporaneamente non mettiamo. Non mettiamo i blu e cerchiamo di capire che cosmo è che potremmo mettergli che faccia il caso nostro. Sicuramente ha bisogno di velocità. Un bello scarab doppia speed, che dite? Ce lo tanca perché gli aumenta un botto gli HP, lo velocizza, vediamo così come si piazza. Per tutte percentuali o meglio le miste con le flette. Di solito le percentuali sono migliori in tutto, per HP e per danni. Sempre, 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 sempre. Perché ho fatto i calcoli, il personaggio dovrebbe avere veramente un P attack di merda per non avere vantaggi dalle percentuali. Quindi sempre percentuali potendo, anche la vita. Nel dubbio, cioè mediamente vai abbastanza sul sicuro. Allora guardiamo il lineup, dovrebbe essere lineup 4. Siamo ancora troppo lenti. Siamo ancora troppo lenti. Questo DC Shun è lento. Vabbè, vabbè. Dopo parliamo anche di Lune. Finiamo DC Shun. Mi sembra quindi inevitabile che su di lui andremo a mettere. Lo sai, DC Shun, eccoti qua. Andremo a mettere i Gardenia. Perché in questo caso noi lo vogliamo veloce. Vediamo cosa abbiamo con HP. Questo, anche se è un po' sprecatello per lui tutto quel lifesteal. Questo è assolutamente perfetto. Questi Gardenia erano di Shion probabilmente, quindi per questo sono già refinati con la vita. Eccolo qua, perfetto. Ok, ora dovremmo avere un DC Shun decisamente veloce. E non abbiamo le doppie speed sui gialli. E che sarà una miglioria che assolutamente dovremmo mettere. Per giocare una lineup di questo genere. Perfetto, perfetto, così va bene. Araya poi bisogna fargli un attimo un discorso. E va bene. La speed sua è così. Dobbiamo, a mio parere, velocizzare un pelo Lune. Se Lune ci va davanti a DC Shun è una bomba. Come fare in questo caso? Beh, la risposta è presto detta. Andiamo da Lune e gli sminchiamo un pochino i cosmi. Innanzitutto togliamo questi Dragon Chant e togliamo questo Book of Death, nonostante fosse bellissimo per lui. Nei Dragon Chant sicuramente ce li ho io, ma sicuramente ormai se li avete farmati li avrete anche voi. Dei Dragon Chant doppia speed non dovrebbero più essere un'eresia. Vedete, io ne ho tantissimi con P attack e P crit, quindi a bomba. Allora mettiamo questo, poi mettiamo questo che raffino perché è molto bello per essere un S, e poi darei una refinata anche a questo qua che è gli HP. Che schifo non fanno. Ok, allora refiniamo. Sì, i Jade danno tantissima speed, però Efesto bisogna essere tanto grossi per poterli giocare. Cioè, non è che si può mettere i Jade così a random. Serve accortezza. Top.
60 refine ed è venuto già perfetto. Buono, via. Facciamo l'ultimo. Questo qua, avendo percentuali, è facile che la speed mi venga su da sola. Boh, ultimo, poi metto i lock. Perfetto. Ok, come centrale per lui vorrei un Everblaze. Se ce l'avessi, doppia speed ancora meglio. Non ce l'ho manco con la speed. Fantastico. Una vera merda. Allora, sicuramente di Everblaze ne ho un carro. Bon, troviamo l'Everblades giusto e poi andiamo a giocare sta lineup. Magari giusto un'aggiustatina al buon Araya, però, perché sarà il nostro asso nella manica. Dove minchia sta Luna? Eccolo qua. Premetto che già così dovremmo essere più veloci di Cishun, eh. Però l'Everblaze ci aiuta tantissimo. Perché ci dà uno scudo iniziale che non è male. E poi un bel bonus al C-Attack. E in questo team qua non è niente male. Perché noi vogliamo pompare Araya il più possibile. Vogliamo che si pompi anche Lune. Ok. E ora gli diamo una bella filtrata per speed e sicuramente qualcosa arriva, vedete? Uno. Boom! Due e tre. Quick level up. Upgrade to 8. Dai, tripla speed. Tripla speed. Tripla speed. Una piatta che va a cagare. Ok, allora, socket. Qua sto coso, quel P-Attack si potrebbe tranquillamente rimuovere. Perché questo sarà solo uno spreco di attributi. Non ci servirà mai a nulla un Everblaze su un personaggio con P-Attack. Ok. Beh, l'SS doppia speed, ragazzi, sono felicissimo. Sono felicissimo. O come dicono nelle pubblicità di YouTube, ragazzi, sono veramente euforico. Ok, abbiamo quella merda di CDEF che ci rovinerà ogni progetto malvagio. E quindi noi facciamo a mano. Perché con le due flat ci renderanno la vita impossibile. Ce l'avevamo già uno. Ah, che scemo, va bene. Facciamo questo. 14. E 16. Sì, ragazzi, cioè io già di aver preso una doppia sono felicissimo, eh. Cioè, per la cronaca, io non ho ancora un set di Rosary SS doppia speed.
e li farmo a sangue da che sono usciti. Ancora non ce l'ho il set. Quindi, cioè, trovare un Everblaze con 31 cosmi. Devo stare zitto. Basta. Cioè, va benissimo. Me lo vuoi dare per favore? 15. E 16. Guarda che bene. No, a posto. Bon, sto lune adesso dovrebbe essere un razzo missile praticamente. Ok. Vediamo se per caso abbiamo dei Nether con HP Steel, magari un po' più refinatelli. No, una mezza merda. Vabbè, ok, dai, teniamo questi per ora. Andiamo a vedere le velocità, adesso dovremmo esserci più che tranquillamente, perché con un lune davanti a quel di Chishun siamo no a posto di più. Eccolo qua, con una differenza di speed di una quarantina, il che dovrebbe bastare. Dubito fortemente di trovare dei Divine Cloth Yoga più lenti di 680, e va bene. Se ci congelano lui, noi possiamo sbrinarlo più che tranquillamente. Lui ha quella speed là. Ok, diamo una regolata ad Araya, alle valvole di Araya, e poi siamo a posto. Perché per Araya penso che possiamo dire qualcosina. Vogliamo tenere i Morning Glory? Teniamo i Morning Glory. Però a questo punto vediamo cosa c'è di speed. Mettiamo la doppia speed. Sarebbe stato bello ci fosse del C-Attack, ma vabbè. Non è proprio il massimo. Nether. In Nether rinunciamo al lifesteal. Vediamo se ho qualcosa col C-Attack. Magari già refinato. Questo. Cerchiamo di renderlo cattivo. Qua la scelta è non esiste. Wind Elf, ma su Wind Elf dovrei avere qualcosa di buono. Se guardiamo le speed, ho questi qua che potrebbero aiutarci. Se guardiamo il C-Attack, siamo lifesteal, perché così siamo veramente, cioè, qua non ci curiamo, cioè siamo rassegnati al fatto che le cure non esistono. Qua lo so, ci sono dei bellissimi cosmi, però non volevo mettermi a raffinare adesso, quindi cercherò tra quello che già abbiamo di utilizzabile, ecco. Ok, questa è una possibilità, anche questa è una possibilità se lo voglio più velocino. Vabbè, direi che possiamo accontentarci. Eventualmente, se ho bisogno di speed, posso rinunciare a quello. Stiamo a 504. Allora, quella raia in particolare, beh, così cosa stiamo? Quasi 14k di C-Attack, non è malvagissimo. Lifesteal non esiste. Siamo ancora lenti. Siamo
siamo ancora lenti, perché quella raia era abbastanza veloce. Vabbè, allora rifiniamo i cosmi gialli e proviamo ad andare full speed, tanto non dovrei perdere troppo a sto punto. E proviamo, tanto non cambia niente. Quindi, via. Beh, questo posso anche lasciarglielo perché tanto glielo rimetto su. Via questo. Via questo. Abbiamo già visto che con HP Steel siamo messi malissimo, perché non abbiamo niente di refinato con un po' di C attack. Quindi per ora, finché non raffino, ho tipo 300 nether da refinare. Quindi finché non raffino, vedo un attimo, lo giochiamo così. Andiamo qua su Windelf e ce ne sbattiamo la ciola beatamente. Abbiamo un CDF e un PDF e un po' di status res, non che a lui serva tanto lo status res perché si purifica, però vabbè, prendiamolo lo stesso. E qua andiamo di speed con la speed, il meglio che abbiamo. Wow, doppia speed. Che facciamo, ragazzuoli? Ci prendiamo un 1,13 attack, magari posso anche refinarlo. Andiamo di doppia speed. Una speed singola. Qua chiedo a voi. Voi cosa fareste? Nel frattempo che voi decidete, io do una refinata a sta roba. Potrebbe essere una buona idea, Festo. Perché C-Damage dovremmo già averne abbastanza. C-Attack dovremmo già averne abbastanza. Del C-Damage non schiferebbe. Ok, prendiamo questo, lo locchiamo e vediamo di finire. Ora, non oserei dire che questo Araya è tankoso, però almeno gli abbiamo messo un po' di pressione su quella che è la vita. Cioè, i cosmi non lesinano la vita. Bello, grazie. Stasera ho culo con i cosmi, ragazzi. Adesso però lo cerco manualmente, se no non è più finita. E poi andiamo a giocare. Perdonate l'attesa. Orfeo in questa lineup non lo banniamo neanche morto. Banniamo però Pandora. Pandora e Thanatos sono le cose che noi non vogliamo. Sebbene no, Thanatos, scusa, lo giochiamo, quindi ci aiuta. Che minchia gli banniamo? Artemide forse, Artemide e Pandora. Non lo so, mi lo dici con la storia che tanto purifichiamo e qua chiudiamo presto, facciamo AoE, facciamo gli AoE prima che agisca Thanatos. Non lo vedo così problematico. Ok. Allora, diamo un occhio, siamo a 12 e 9. Bravo, volevo almeno 13k. Ci damage non ci cambia troppo. Ah, ok. Bom. Bastava metterne uno, allora facciamo così. Questo. Perfetto. 13 e mezzo.
Buono, 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 buono. Ora andiamo a guardare la lineup, vediamo se siamo riusciti un pochino a invertire qualche posizione. Siamo ancora dietro a quel minchia di Thanatos. Di poco, ma siamo dietro. E quindi sono costretto a mettergli la doppia speed, fine. Perché io lo voglio avanti a Thanatos. Perché a quel punto è un bonus, non indifferente. Quindi via questo. Allora, guardate cosa possiamo fare. Visto che ci vogliamo del bene. Andiamo da Artemide e gli cannibalizziamo un cosmo. Tipo quello. Sì, tipo questo. A lei mettiamo la vita e a Raya mettiamo il C-Attack. Là. Ma se fanno 7 anni a Chimera il T2 non passa dietro a Raya? Sì, certo, però non lo voglio con Chimera, perché Chimera ti carbura dopo la terza azione. Prima è meglio Tuorned. E questo è un team che non la tira troppo lunga. Adesso dovremmo esserci. C'è solo un problema. Adesso è troppo veloce a Raya, perché sta davanti a lui. E io li vorrei con Shion davanti ad Araya. Il che vuol dire che devo prendere 8 di speed. Dove le prendo 8 di speed? Io non posso prendere 8 di speed. A meno che non ne prendo 6 e 6, 12 da i cross, quindi togliendo due cross a lui e due cross a lei. È praticamente giocare a Tetris, ragazzuoli. Tolgo due cross a lei, perfetto. Li scambio con Shion, tipo quello da piatta che quell'altro. Dai, ok. Si può fare, si può fare. Diamo 6 e 6, 12 di speed. Shion va davanti ad Araya e questo è bene. Questo è molto bene. Perché ricordate una cosa, è importante sì avere personaggi veloci, ma è importante che i vostri personaggi abbiano una velocità relativa adatta. Che cosa intendo con questo? Cioè, devono essere nel giusto ordine rispetto alla vostra lineup. Quindi a volte è meglio rallentarne uno se non riuscite a velocizzarne uno adeguatamente. Tipo, Shion va sempre davanti a Thanatos. Punto. Cioè, non deve mai essere che voi giocate il vostro Thanatos più veloce di Shion Sapuri. Secondo me. Questa è la mia filosofia. Via questo. E via questo. Mi tengo lo status res che Shion ne ha bisogno. No, cross. E come molti di voi, cioè io per carità sto messo molto bene a Cosmi, però neanch'io non ce li ho infiniti, quindi si tratta a volte di fare delle scelte. A chi dare quel Cosmo specifico? A chi dare quell'altro Cosmo? Ci si deve adattare. In questo caso la mia Artemide era già molto veloce, posso permettermi di perdere 12 di speed. È tanto, è veramente tanto per me 12 di speed, però anche vero che io Artemide non sono famoso per usarla tanto. La sto usando di più però ultimamente. Questo dovrei cancellarlo, ma non c'ho cuore. Smettila di illudermi. Si usa su qualcuno? No, praticamente solo su Aiolos e non serve praticamente un cazzo di niente. Non c'è nessun altro che ne beneficia.
al momento e spero neanche dopo. Ok, dai. Diamo un occhio per curiosità per vedere che tutto sia dove deve essere. Guardate che belli, sono perfetti così. Sono perfetti. Araya 6 e 10, top, 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 top. Bene. Allora proviamo. Proviamo perché secondo me questa lineup ha il suo perché. Ce l'ha davvero. Se non mi bannano Araya, credo che possiamo giocarla abbastanza tranquillamente. Noi gli banniamo Artemide. E Pandora. Abbiamo trovato una balena, quindi metteremo sotto stress questa lineup terribilmente. Quell'Ichitoro mi farà molto male. No. Io avrei fatto Ichitoro, francamente. Per carità, sarà capace di essere Grey, quindi questo coso qua mi sfascerà l'anima a tempo zero. Ciao Araya. Però non è Grey. Al base a 4. E lui può essere ancora salvato. Bene. Troppo, troppo grosso sto qua. Però, nonostante questo, qualcosa stiamo dicendo, mi sembra. Ciao Tantosino. Questo Alon ti scucirà il culetto. Anche se probabilmente proverebbe. Beh, andrà sicuramente su Tantos. No, dici Shun. Mamma mia! Il mio è tankatissimo contro il Cosmic Damage. Tankatissimo.
Questo è grossissimo. Qua comunque stiamo parlando di qualcuno di immenso, eh. Allora, la lineup secondo me rende bene, è che è anormale sta cosa, cioè il mio di Chishun ha resistenza cosmica ai cross, scusate, ha altra resistenza cosmica qua, allo Scarab che dà HP, cioè avrebbe dovuto resistere parecchio, ma 250k di primo sparo full vita è follia, quindi... Vabbè, una whale schifosa questa. Chi è? Steph. Cioè, fai schifo al cazzo, Steph. Sì, è un account immenso, ragazzi. Cioè, non fa testo. Non fosse stato Steph, l'avremmo distrutto a T2. E ci riproviamo allora. Banano Ofiuco, peccato. Beh, banano Orfeo, peccato perché l'avrei voluto contro, francamente. Intanto ci illuminiamo. Seconda cosa, guardate che bel teammetto iperveloce che abbiamo. Gran storia questa. Avevi l'accelerator? Oh, che goduria. No, che scemo. Dovevo attaccare Atena. Perché non ha fatto più turni? Ma questa cosa mi sfugge. Avrebbe dovuto? Perché? Sono decelerato. Che non è skillato al massimo, sì.
No, non è tanto quello, è Atena che mi avrebbe. Cioè, io dovrei essere decelerato. Perché non sono decelerato? La cosa davvero non ha senso. Vai zio Raya, bada boom! Rip Samuka, te lo scrivi da solo praticamente. Beh, non male, non male. E non capisco perché T1 non l'ha fatto. Perché erano tutti rallentati, quindi poche storie. Bene, bene. Cazzo, se sta line up rende. Porca miseria, se sta line up rende. Bene, ragazzuoli, abbiamo fatto 25 minuti più del mio previsto, perché questa sera ho promesso il mio tempo altrove e non posso mancare sempre nei confronti della famiglia. Io spero che voi vi siate divertiti, perché per me stasera è stata una serata didattica, piacevole. Per la gioia di Lori sono riuscito a giocare con lo spirito giusto. Sono riuscito ad ascoltare i miei pensieri, a fare dei ragionamenti. Scusate se abbiamo fatto anche del team building, dei cosmi, però io sono felice di aver fatto anche quelli, perché molte volte mi chiedete come faccio a fare una lineup, come decido le speed, quale cosmo va messo, quale cosmo non va messo. Quindi avete visto più o meno quello che secondo me è un costruire con un senso un team. E mi spiace di dirlo, però, come avete visto, io sono uno che copia le line-up, perché secondo me non c'è nulla di sbagliato. Quando incontrate un giocatore forte che inventa delle line-up funzionali e vincenti, di prenderle ad esempio e, perché no, migliorarle. Perché ad esempio, se andiamo a riguardare la line-up che abbiamo giocato adesso, intanto volevo farvi vedere che questo DC Shun, ok, aveva un 32,6% di damage res e quel coso mi ha sparato 260k. Cioè, Steph, fai schifo, sei una merda. Boh, chiuso l'argomento. Chiuso l'argomento. Ma Jayve giocava in ordine Athena, DC Shun, Lune, Sappuri. Lune era tra DC Shun e Sappuri. Ecco, io questo lo sconsiglio perché un buon cigno vi va a congelare DC Shun, ok? Se ce l'avete prima di Lune, voi non siete in grado di salvarlo, quindi è un problema. Vantaggio è invece contro un Hypnos avere Lune più lento, perché contro un Hypnos vi mette la gente a dormire e poi dopo che hanno agito entrano nell'incubo. Se Lune è dopo, ve li sveglia e voi mandate a quel paese l'incubo. Quindi, in una lineup orientata a counterare Hypnos, Lune vi serve lento, o quantomeno più lento dei bersagli che voi saprete che andranno controllati da Hypnos. Esempio classico: volete giocare a Orfeo? Eccolo qua. Il ragazzone si muove a 4,93 di speed. Benissimo, voi Lune lo volete attaccato il suo culo a 4,92. Di modo che Hypnos vi metta a dormire Orfeo. Orfeo entra nell'incubo, tocca a Lune che lo sveglia. Fine. Fine. Minore la finestra di velocità tra Orfeo e Lune, e maggiore
sarà l'ottimizzazione del danno che farete, perché tutti quelli che agiranno tra Orfeo e Lune non prenderanno i danni da Orfeo, ma se Lune è attaccato al suo culo è impossibile che si salvino. Stessa cosa vorrete fare con Doku, con DC Doku. Voi vorrete un Doku che agisca subito dopo di Orfeo, subito dopo di Thanatos, ad esempio. Perché? Perché in questo modo il bonus che voi darete al C-Attack sarà permanente fin tanto che il personaggio non avrà agito. Quindi ipotizziamo un Orfeo, prendiamo questa lineup qua così lo vedete, ok, con al posto di Toro Doku. Nel momento in cui Orfeo agisce, voi attaccato al suo culo volete Doku, che lo bufferà, gli darà il 50% di danno in più, e finché lui non suonerà di nuovo, lui farà sempre il 50% di danno in più. Cosa che ad esempio con un Araya o con un Kanon non vi serve, perché voi avete bisogno di Doku più veloce che lo buffa e lui agisce. Oppure sì, potete buffarlo in maniera postuma, nel senso che se Doku è al posto di Toro e voi andate a buffare, ipotizziamo, il Cigno, ok? Il Cigno Divino. Quando il Cigno Divino agirà, avrà un bonus a disposizione, ma in questo lasso di tempo non c'è nessun vantaggio. Mentre perché dico che anche Thanatos vuole il buff postumo? Perché lo vuole prima, nel qual caso vogliate sparare subito quella skill. Però è meglio postumo perché voi lo buffate, qualsiasi AOE verrà fatto con il bonus, qualsiasi occhio partirà verrà fatto con il bonus, poi quando sarà il suo turno gli fate skillare e farà anche il danno in bonus in più. Poi subito dopo di lui di nuovo Doku che lo ribaffa, quindi Doku, Orfeo e DC, scusate, Thanatos, Orfeo e Doku saranno migliori amici forever. Doku non mi piace troppo, però cioè, già al volo ti sto spiegando le sinergie che avrà nel potenziare i danni, ed è pesante, quindi farà la differenza, perché giocare contro uno che fa sti trick qua o no cambia tanto, cioè lo fa un Gray, sparite a turno zero, ma questa è un'altra storia. Bon, detto questo, io vi ringrazio, vi auguro un buon sabato sera e vi do appuntamento forse domani, perché domani pomeriggio potrei, se ce la faccio, se trovo il tempo, se c'è la voglia, fare la seconda puntata di Tales of Arise per finire quello che è il tutorial e affrontare il boss del fuoco. In alternativa ci rivediamo lunedì sera verso le 8 per fare un piccolo recap sul Jamir. Sarà una live brevissima perché poi lavoro. La vera live sarà mercoledì sera, dove ci guardiamo il Jamir, giochiamo, cazzeggiamo, bestemmiamo, insultiamo la mamma delle balene e tutto quello che ci va dietro. Bene? Buono. Detto questo, ragazzi, buonanotte a tutti e grazie.